Ricetta preferita, la pizza di Cracco. Se ho mai cercato il mio nome su Google, ho buttato un occhio, ho messo Chef Rubio e usciva sempre Frocio, però dico, com'è possibile? Era appena uscito l'articolo di KTV. Ma voi non ci avete da lavorare, che vi guardate? Come si chiama? Gabriele Rubini, 29 giugno 1983. Trascati, Castelli Romani, Roma, Lazio. Tatu. Ce n'ho qualcuno e mi sono tatuato un po' di roba, bella e brutta, poco importa, non ho più intenzione di aggiungere altro. Più di questi, poi dovrei togliermi i pantaloni e c'ho pure il buco. È romanista. Ah, è un dato di fatto anche per Google. Sì, sono romanista, lo sono dalle medie. È sposato? No, non sono sposato, non lo sarò mai, credo. Non credo nel matrimonio e niente, faccio tanti auguri a quelli che si sposano e ancora ci credono. Ricette LIS. Le ricette nei video, dopo che ne ho fatte un paio, mi annoiavano tremendamente e farle finalizzate a qualcuno che non era stato ancora preso in considerazione, insomma, mi è sembrato più che dovuto oltre che lecito. Camionisti in trattoria sarà un nuovo programma che uscirà a maggio e mi rivedrà per strada sulla falsariga di Unti e Bisunti come approccio. Ho scoperto che anche il detto dove si fermano i camionisti si mangia bene è vero. Sei Nazioni, insomma, la mia passione per il rugby è nata per una necessità, avevo una scoliosi che mi aveva fatto crescere 15 cm in un'estate e quindi dovevo rafforzarmi. Isola dei famosi. Devo parlare di Eva Enger, delle canne, di cosa? Insomma, se mi chiedete se mai mi troverete sull'Isola dei famosi, no, la risposta è mai. E, insomma, erano circolate anche voci di un mio possibile impiego a riguardo. Credo che siano servite per fare qualche click in più, anche se non è che una cozzaglia di persone sole che si rimettono in gioco per soldi o per ritornare alla fama. Insomma, sull'isola deserta ci vado da solo, senza telecamere, e me la godo. Masterchef, è che è un altro, un programma molto ben montato, insomma, quelli che lavorano nella produzione di Masterchef fanno grandi cose, diciamo che conosco di cosa tratta e non condivido l'approccio che c'ha la cucina. No, non c'è un'idea falsa della cucina, un'idea vera, ci sono diverse sfaccettature e questa non mi interessa, preferisco la cucina che non mette nessuno in competizione con nessun altro. Cucina democratica. La cucina democratica è una cucina che è per tutti, arriva a tutti ed è accessibile a tutti. Con 2-3 euro permette a tutti di mangiare un ottimo pasto completo. Cannavacciuolo. Ah, ma con 2 N, Cannavacciuolo? È un grosso professionista, di nome De Fatto. Non lo conosco, gli ho stretto una volta una mano, una volta una serata di gala. Insomma, so che è mal informato riguardo a quello che è la mia vita. Carbonara, un piatto molto molto semplice ma al tempo stesso difficile, anche chi la fa di merda, insomma, rende il piatto mangiabile. Ma non c'è una vera carbonara, c'è chi dice che sia iniziata con il bacon e con le uova liofilizzate nel secondo dopoguerra. Diciamo che la pancetta c'ha più ciccia e il guanciale magari lo lasciamo alla matriciana. Quanto guadagno? A mio avviso troppo poco, posso farvi vedere anche il conto in banca. Gay. È stata una voce dopo che GayTV aveva detto che ero un'icona gay. Credo che poi dopo gli analfabeti di ritorno che frequentano l'internet associno icona gay al loro effrocio. No, non sono gay e sono rispettoso di tutte quante le sessualità. Pizza di Cracco. Boh, era veramente brutta ma secondo me buona, quindi insomma tutta quella polemica che c'è stata mi è sembrata abbastanza ridicola e sterile visto che è stata fatta appunto da 90% degli utenti di internet che ritengo analfabeti di ritorno e poco preparati riguardo la materia cucina a 360 gradi. Per quanto riguarda poi il concetto di pizza, insomma, più semplice è e più è vicina al popolo, è fatta con gli ingredienti poveri e più si avvicina al nome pizza.
Stella Michelin, un bollino di qualità che insomma certifica i sacrifici di tante persone che ambiscono a prenderla e che fanno dell'estrema qualità, ma è anche insomma la condanna del movimento. È sì vero che c'è dell'estrema qualità nelle stelle Michelin, ma c'è anche un movimento che ci marcia sopra e che è fatto di compravendita e di politica.